Cominciamo con il primo esperimento, la misura della densità dell'acqua. Come abbiamo visto nei video precedenti, dobbiamo misurare la massa e il volume di questa quantità d'acqua. Quindi, prendiamo prima il cilindro graduato vuoto, lo mettiamo sulla bilancia e azzeriamo la tara con questo tasto. Quando il display segna 0 grammi, togliamo il cilindro vuoto e lo mettiamo sotto il rubinetto, lo riempiamo fino a 100 ml o 100 cm cubici, che è uguale. Quindi lo riappoggiamo sul piatto della bilancia. Adesso il piatto della bilancia segna 99,02 grammi. Questa è solo la massa dell'acqua, senza la massa della tara. Quindi abbiamo sia la massa che il volume. Questa è la massa e il volume è 100 ml. Come abbiamo detto nei video precedenti, secondo me un'incertezza soltanto di un centesimo di grammo, 0,01 grammi, è troppo piccola, non è ragionevole, anche perché se no questa misura di massa sarebbe precisa a un livello tale che la parte incerta è soltanto di una parte su 10.000, che mi sembra eccessivo. Quindi io direi che è più ragionevole e più plausibile ridurre, cioè aumentare l'incertezza da 0,01 grammi a 0,1. E quindi la massa dell'acqua passa da 99,02 a 99,0 grammi. Si tratta comunque di un'ottima misura che ha un'incertezza pari a una parte su 1000, più o meno. Infatti, quando andiamo a calcolare l'errore relativo sulla massa, errore relativo, ricordiamo, è il rapporto tra l'incertezza e il valore della misura. Quindi è 0,1 grammi diviso 99,0 grammi. E questo valore effettivamente è circa l'1 per 1000, 0,001. Quindi è già una misura notevolmente precisa anche così. Poi abbiamo la misura del volume, che è 100 ml più o meno 1 ml. Potevamo anche ridurre, dimezzare la sensibilità, portarla a 0,5 ml, come abbiamo detto nei video precedenti. Allora la misura sarebbe diventata 100,0 più o meno 0,5. Comunque per ora lasciamola come l'abbiamo scritta all'inizio. La densità si calcola massa diviso volume. La massa è 99,0 grammi, il volume 100 ml, quindi il risultato è 0,990 grammi diviso ml. Il valore atteso, quello che è già noto nel caso dell'acqua, la densità dell'acqua è 1,00 grammi diviso ml. Quindi questo valore è molto vicino al valore atteso, 0,990 rispetto a 1,00. Però non basta dire se è vicino o se non è vicino al valore atteso. Bisogna calcolare l'incertezza da associare a questa misura e disegnare l'intervallo di incertezza. Qual è l'errore, cioè l'incertezza di questa misura? Sappiamo che dobbiamo fare la propagazione degli errori, come già spiegato nei video precedenti. Quindi prima dobbiamo scrivere l'errore relativo della densità, che è l'errore assoluto diviso la densità stessa. L'errore relativo ce lo possiamo calcolare sommando gli errori relativi di massa e volume. Infatti sappiamo che quando due grandezze fisiche si dividono, due misure si dividono, massa e volume, bisogna sommare i loro errori relativi. Questa è la regola della propagazione degli errori per le divisioni. Inoltre la densità, il valore della densità l'abbiamo calcolato, quello che dobbiamo calcolare è l'incertezza sulla densità, cioè l'incertezza di questa misura, quindi delta D. Qui ho scritto delta con la lettera minuscola anziché con la lettera maiuscola, ma vanno bene entrambe le notazioni, quindi si può scrivere sia minuscolo che maiuscolo, e rappresenta sempre l'errore assoluto. Quindi con la formula inversa ricavo l'incertezza, l'errore assoluto, delta D. L'errore relativo, o come abbiamo detto, lo calcolo sommando l'errore relativo della massa che abbiamo visto prima e quello del volume, che è di una parte su 100, perché noi sbagliamo il volume di un millilitro su 100, possiamo sbagliare. Quindi è un centesimo, 0,01000. Mettiamo per esempio tre cifre significative in questo calcolo, 5 decimali, 5 decimali anche in quest'altro. Andiamo a sommare e viene l'errore relativo della densità, 0,01101. Lo andiamo a sostituire qui, questo valore, cioè qui, e calcoliamo l'errore sulla densità, l'errore relativo per la densità. L'errore relativo è questo,
la densità l'avevamo calcolata all'inizio, ricordiamoci di rimetterci l'unità di misura, perché l'errore relativo non ha l'unità di misura, ma la densità sì, e quindi dobbiamo rimetterci grammi al millilitro. Otteniamo quindi questo errore assoluto, che qui ha tre cifre significative e dovremmo lasciarne una sola, 0,01 grammi al millilitro, però sappiamo che quando l'incertezza, l'errore assoluto, supera di poco il valore, la prima cifra che è l'1, come in questo caso 0,011, conviene lasciare anche la seconda cifra, quindi 0,011 grammi al millilitro. Ora possiamo scrivere la misura finale, perché questa è la densità e questo è l'errore. Vediamo se le cifre sono nel numero giusto, che rispettano le due regole. La prima regola l'abbiamo appena vista, l'incertezza in questo caso la possiamo lasciare con due cifre significative. L'altra regola è che la misura deve avere gli stessi decimali rispetto all'incertezza. L'incertezza ha tre decimali e la misura pure, quindi va bene. E infine disegniamo l'intervallo di incertezza centrato in 0,990, poi con un'oscillazione, una fluttuazione di più o meno 0,011, quindi va da questo valore qui a quest'altro. E finalmente possiamo dire se il valore atteso rientra o no, cioè se è compatibile o no con la nostra misura sperimentale. Bisogna vedere se questo 1 grammo al millilitro rientra oppure no dentro l'intervallo di incertezza, e ci rientra per poco, però ci rientra, quindi il valore atteso è compatibile con la misura che abbiamo fatto. In questo file Excel abbiamo tutti i calcoli automatici della propagazione degli errori. Riportiamo le misure dirette, quindi la massa e il volume. Il foglio di lavoro calcola automaticamente la densità in grammi al centimetro cubo, cioè grammi al millilitro. Calcola l'errore relativo sulla massa dividendo questi due numeri. Calcola l'errore relativo sul volume. Somma questi due errori relativi per calcolare l'errore relativo della densità, che è appunto il valore che abbiamo trovato anche noi. Infine moltiplica questo errore relativo della densità per la densità stessa per trovare l'errore assoluto, lo stesso valore che abbiamo trovato noi, e quindi dà il risultato finale. La densità 0,990 più o meno 0,011 grammi al centimetro cubo. Inoltre il foglio elettronico calcola l'estremo sinistro, 0,979, l'estremo destro, e va a vedere se il valore atteso, 1 grammi al centimetro cubo, rientra oppure no in questo intervallo. Rientra.